macro categoria imprese, categoria telecomunicazioni. Il premio è Eccellenza dell'anno, Innovazione and Leadership, Comunicazione Integrata. La motivazione. Per essere entrati nelle case degli italiani, sapendo interpretare con il giusto spirito il difficile periodo di lockdown, bilanciando in modo efficace canali tradizionali e digitali ed esplicitando così i valori portanti dell'esordiente brand unico, nato dall'unione di due marchi che hanno fatto la storia delle telecomunicazioni nazionali. Il premio va a Wind 3. Saluto in collegamento con me e naturalmente faccio tantissimi complimenti a Claudia Erba, Brand Communication Director di Wind 3. Claudia, ben trovata. Grazie, bentrovati a voi. Un commento a caldo subito le chiedo, questa è un po' la prassi dopo, come dire, anche se siamo in virtuale, modalità più digitale, insomma, comunque che fa parte della vostra mission e poi ci arriviamo, un commento su questo premio che viene Sì, consegnato. grazie. Allora, siamo super orgogliosi e felici di aver ricevuto questo premio. In tanti anni di carriera, non ci era mai capitato di ricevere un premio così importante in un momento così particolare come questo, perché fare comunicazione e farla bene, diciamo che è il nostro mestiere, però farla in condizioni estreme come quella del lockdown è stata veramente una sfida nella sfida. E gareggiare e vincere, ringrazio anche la giuria per questa assegnazione, è stata una piacevole sorpresa. Grazie a tutti. Peraltro vedo che, insomma, la ringrazio, ha di fianco a lei un altro premio, un altro riconoscimento, quindi quello di oggi va ad aggiungersi a riconoscimenti, uso ancora questa parola che avete già ricevuto, insomma. Ecco, Claudia, io mi riaggancio un po' a quello che lei già stava dicendo nel commento. Il periodo di lockdown, ovviamente un periodo complicato, un anno complicato, mi ha colpito subito la prima frase della motivazione. Attraverso proprio la comunicazione siete riusciti a entrare nelle case degli italiani sapendo interpretare nel giusto modo tutto quello che abbiamo provato nel periodo di reclusione forzata, insomma. Sì, devo dire che la prima fase della comunicazione mi ha quasi emozionato perché il dire che siamo entrati nelle case degli italiani interpretando con il giusto spirito il periodo di lockdown, il difficile periodo di lockdown, era esattamente la missione che ci eravamo posti all'inizio di questa comunicazione, perché noi tutti, gli italiani in generale, vivono la casa come un luogo di relax, di affetti familiari, comunque una piccola comfort zone dove dopo il lavoro ci rifugiamo. Invece in questo periodo di lockdown, che ahimè in qualche modo più o meno si sta anche ripresentando, la casa è diventata altro, è diventata un luogo dove si lavora, un luogo dove in qualche modo si vive anche uno stress di chiamiamolo in quel momento di reclusione, quindi entrare, avvicinarsi a questo stato d'animo molto, molto particolare, entrare in contatto con gli italiani in quel momento in un modo che non potesse essere invasivo o fastidioso, era veramente una cosa che nessuno di noi aveva mai fatto, una cifra stilistica con cui nessuno di noi si era mai misurato. Per cui è stato un'occasione quella di poterlo fare, una sfida e l'opportunità e l'idea creativa, perché lo spot con cui ci avete premiato è lo spot che narra di un compleanno che un bambino ha fatto un po' in solitudine, perché ovviamente le feste erano precluse, è stata un'idea creativa che di base poi alla fine abbiamo visto vivere a tante persone, magari figli di amici che in qualche modo si rammaricavano dicendo: ah, il mio piccolino Certo. fa gli anni, non lo possiamo festeggiare. Io personalmente ho una figlia che ha fatto i 18 anni nel lockdown ed è stato appunto, cioè, ho vissuto sulla nostra pelle quanto poteva essere come famiglia un po' triste un momento di questo tipo, un momento tanto atteso. Quindi abbiamo in qualche modo messo in scena questo compleanno virtuale in collegamento con tutti i parenti e con anche il nostro testimonial, ovviamente, che è sempre un ambasciatore di pregio, Rosario Fiorello, di fatto con una tecnologia che è quella
di Win3 che aiuta le persone a relazionarsi e eliminare le distanze e che è appunto la nostra missione, creando questo spot che poi di fatto non è altro che un po' non è stato altro un po' che la fotografia di tante feste casalinghe che sono avvenute in quel momento. E quindi forse c'è stata anche parecchia immedesimazione da parte dell'audience Sì, in questa certo. Beh, insomma, voi avete saputo interpretare, no, quel momento e sicuramente avete, saputo anche di conseguenza, i fatti lo dimostrano, catturare le emozioni che giustamente rischiavano di andare perdute proprio per le restrizioni a cui eravamo, sottoposti tutti. Ecco, Claudia, giusto per andare a conclusione, lei l'ha già detto, insomma, un periodo che si sta un po' replicando, come guardare al futuro in questo momento, sperando chiaramente che poi tutto torni nella normalità. Però, insomma, qual è la vostra mission, a partire proprio da quello che mi ha raccontato? Ma la nostra mission in questo momento è più che mai quella di unire le persone grazie al buono che c'è nella tecnologia. Noi come Win3 abbiamo una top quality network che consente proprio alle persone di relazionarsi in velocità e in sicurezza. Questo per noi è molto importante. Quindi se era importante prima, adesso è diventato quasi di vitale importanza. Noi ci siamo. Sempre connettiamo le persone e lo facciamo in qualche modo per salvaguardare proprio gli affetti, le emozioni, le relazioni umane. Questo per noi è alla base del nostro posizionamento di Human Network Builder. Ci tengo anche a dire un'ultima cosa, se me lo permettete, che questa campagna ha vinto anche in termini di umanità, cioè c'era una motivazione importante da un punto di vista umano, perché noi abbiamo coinvolto direttamente i nostri testimoni, i nostri ambasciatori Fabio Rovazzi e Rosario Fiorello, perché hanno fatto a tutti i genitori che ci chiedevano per i loro figli che avevano un compleanno in quel periodo, hanno fatto dei video, hanno fatto delle telefonate. Hanno in qualche modo umanamente si sono spesi per rendere quei giorni di compleanno speciali in un modo diverso. Io Certo. trovo, e approfitto di questa occasione per ringraziare loro e ringraziare anche tutto il team di lavoro di Win3 che ha lavorato a questa campagna. Assolutamente, assolutamente, è molto importante anche lanciare questo messaggio proprio visto il momento che stiamo ancora tutti affrontando, insomma, di buon auspicio. Grazie a Claudia Erba e complimenti naturalmente a Win3 per il successo e anche per quelli che arriveranno. Grazie. Grazie ancora a voi.